Qual è il vostro programma per il 25 aprile? Una passeggiata. Una passeggiata e poi andiamo al ristorante, poi riandiamo a casa. Andiamo al Festival dell'Aquilone. Oh, a Cervia. Forse alla festa dei folli. Ma come ti chiami? Giulia. Giulia, e tu invece? Sofia. Sofia, ma che bellissimi nomi. Allora, buona festa. Ciao. Qual è il vostro programma per questo ponte del 25 aprile? Gironzolare per le Marche. Giustamente. E c'è anche in programma qualcosa per il primo maggio o ancora è da vedere? No, è da vedere ancora. Oggi abbiamo un programma molto soft, andiamo a fare un giro in bicicletta e poi ci fermiamo a mangiare qualcosa. Siamo venuti ieri da Bergamo, che stiamo su, io sono fanese ma stiamo su, e niente, facciamo una passeggiatina, proprio niente di che, non abbiamo organizzato niente, vediamo un po' gli amici. E una passeggiata qui al mare e niente, poi un pranzo a casa e dopo con amici. Invece per il primo maggio qualcosina vola in pentola oppure? Ancora non ci abbiamo pensato, vediamo in base anche al tempo cosa ci riserva. Per il primo maggio c'è qualcosa di organizzato? Primo maggio sempre a pranzo fuori, qui a Fano, un ristorante con un giardino, sempre per i bimbi, per fargli giocare, per fargli passare un po' di tempo tutti quanti insieme, vero Dado? E oggi penso che faremo un giro per la città, sono due miei colleghi che sono venuti a trovarmi qua, gli farò vedere un pochino come fanno sia la parte storica che la parte marittima e andremo a mangiare e a bere qualcosina insieme. E prima celebrare, perché questa coppia qua c'è l'anniversario del matrimonio. Auguri! Sì, per quello faccio di cuoco oggi, è un cibo venezuelano e che mai ha mangiato questa coppia. I vostri programmi per questo ponte del 25 aprile? Ma essendo fanesi rimaniamo a Fano, che è una città che si presta anche per fare escursioni, passeggiate, e non andiamo neanche al ristorante comunque, mangiamo a casa e passeggiamo qui nella città nostra. Intanto ci riposiamo e approfittiamo per fare una passeggiata, dopodiché forse andremo a Fratte Rosa, dove c'è una mostra sulle produzioni loro tipiche, e si passa così. E cosa farete il 25 aprile? Una bella passeggiata per la nostra splendida città. E avete già ideato qualcosa anche per il primo maggio oppure si vedrà ancora? Probabilmente sì. Una gita fuori porta, sì, con i bambini. E andremo solo a mangiare il pesce, così fra amici, e passiamo la giornata. Purtroppo oggi non è tanto caldo, ma ci accontentiamo. Tanto l'importante è stare in compagnia e stare bene. La cosa principale. Beh, il 25 aprile faremo tante cose belle, andremo a mangiare qualcosa, dopodiché andiamo a farci un giro nelle colline, andiamo a visitare Gradara e poi questa sera andiamo a mangiarci le tagliatelle al ragù in casa. Di dove siete? Di Bergamo. E avete già organizzato anche per il primo maggio o ancora si vedrà? Si vedrà quello, cominciamo a far queste che va bene. Quali sono i vostri programmi per la giornata del 25? Allora, sicuramente andare a ballare, perché cavolo, uno che lavora sempre deve andare a ballare quando può, ma specialmente i giovani. Tu? Io andrò a Longiano, che c'è la festa della Mecca che organizzano, e si va su a Rimini Nord. Giustamente. Ho detto a Fano e si sale su. Di dove siete? Io sono di Gradara. Io sono pugliese, però sono cattolica. E invece per il primo maggio avete già organizzato qualcosa? No, ancora no, io no. Il primo maggio si lavora. Speriamo che questo tempo ci conceda di poter godere finalmente questo splendido mare, perché devo dire che comunque a me piace molto, quindi sono una residente però importata e lo amo in particolar modo, quindi spero di potermi godere il mare. E speriamo anche per il primo maggio. Speriamo con tutto il cuore, veramente. Quindi buon fine settimana a tutti e buon sole, speriamo.